facciamo il nostro 32esimo convegno. Ogni anno noi facciamo un convegno, di solito appunto in località in cui è documentata e accertata la presenza dei gendarmi. Siete qui, vuol dire che qualcosa ne sapete, e poi durante la giornata le varie relazioni prenderanno in esame diversi aspetti di quella che è stata la vita di questo ordine straordinario, di cui, nonostante si studino da tanti tanti anni, e ancora diciamo non ne sappiamo poi proprio tanto tanto tanto, perché vengono ogni giorno, vengono cose nuove e aspetti nuovi. Io vorrei dare la parola alla dottoressa Teresa Severini, assessore alla cultura, turismo e rapporti con l'Università del Comune di Perugia, che naturalmente ringrazio tantissimo, ecco, nella sua veste istituzionale, ecco, e soprattutto perché ci avete ospitato in questa magnifica sede. Grazie. Presidente, sono io che ringrazio, perché il Comune ha messo a disposizione, sì è vero, la chiesa di San Bevignate, ma ringrazio lei e l'associazione per essere venuti a Perugia, perché conoscendovi e seguendo i vostri studi, i vostri convegni, non a caso il numero di convegni fatti attesta la serietà dell'associazione, abbiamo accolto questa richiesta con grande favore. La chiesa è quella che è, come si presenta, è stata recuperata a un abbandono qualche anno fa. Cerchiamo di sostenere e di proteggere questo complesso da attacchi urbanistici che sicuramente minerebbero alla monumentalità del luogo e rispetto del luogo. Assolutamente la proteggeremo come amministrazione comunale, perché è un gioiello talmente importante, talmente forte, che non può che essere così. Grazie sentitamente la Presidente dell'Impero, gli amici della Dalti, per l'invito a prendere parte ai lavori di questo 32esimo convegno. Un ringraziamento personale all'assessore Severini, al Comune di Perugia, a Sistema Museo. Oggi è un grande giorno per San Bevignate, perché si collauda l'impianto di amplificazione fisso, stabile, definitivo, e questo permetterà di fare un salto di qualità enorme a questo luogo così suggestivo, così importante, e che merita non solo una valorizzazione ma anche una fruizione più continua. Di soggetti di fiducia, di strategici presidi e l'istituzione di precettorie templari non sono altro che due facce di uno stesso fenomeno strettamente connesso all'azione del Pontefice. Tanto i casi indicati da Romani quanto la vicenda di San Giustino comprovano infatti l'utilizzo strategico da parte della Chiesa di un ordine religioso direttamente sottoposto all'autorità pontificia e dal carattere militare e militante. Gerusalemme scelsero come capo templare uno sconosciuto. Infatti di lui sappiamo molto poco. Bernardo Tramelè, sappiamo che apparteneva alla contea di Borgogna e nel 1130 risultava tra i fondatori dell'abbazia cistercense di Rosier, affidata ai frati di Borgogna. Quindi abbiamo sempre questo collegamento con templari e cistercensi. Naturalmente però quell'epoca lui non era ancora templare e non sappiamo nemmeno quando. Il prossimo relatore sarà Nicola Penzella, con il suo lavoro dal titolo Nuovi documenti sulle Domus Tempe di Padova e Bevalori. Diamo una lite sui terreni cosiddetti dell'incolto tra i templari e la comunità di Bevadoro. Cioè i templari erano diventati così potenti che rivendicavano la possibilità di esercitare il loro possesso sulle cosiddette terreni dell'incolto, che in realtà erano ad uso esclusivo delle comunità comunali. Qui naturalmente è venuta fuori una lite furibonda, però non sappiamo come sia andata a finire, perché naturalmente i documenti poi non ce lo dicono.
per la ricostruzione almeno visiva dei luoghi templari, se vi è continuità tra i documenti medievali e i documenti settecenteschi che riportano i luoghi. Questo è, torniamo indietro, questo è come attualmente è il palazzo. Questo palazzo esiste ancora sostanzialmente. La chiesa e la torre della Magione sono state distrutte nella seconda guerra mondiale dei bombardamenti, però erano già state consacrate. Ho trovato invece, andiamo avanti, un'immagine di com'era l'interno in un catafalco, cioè in una organizzazione per fare il funerale del commendatore del conte Francesco Marulli nel 700. Questa è l'immagine interna. Qui sul pavimento probabilmente vi era la tomba di frate Pietro da Bologna, difensore dell'ordine al processo di Parigi, su cui torneremo alla fine. A dispetto di quanto farebbe pensare il nome, con il quale appunto noto, Templare di Tiro, non è un templare, non nel senso stretto del termine, non è un confratello dell'ordine. Tuttavia, ha lavorato presso l'ordine templare e precisamente ha lavorato come segretario per il terz'ultimo maestro dell'ordine, cioè quel Guglielmo di Beaugé che muore nel 1291 durante l'assedio di Acre. Il templare di Tiro, il cosiddetto templare di Tiro, è quindi in realtà, diciamo, un burocrate, se vogliamo, un professionista dell'amministrazione, una persona evidentemente istruita, il che non è poi così comune all'epoca, ma di fatto su di lui sappiamo poco altro. I templari però fecero valere i propri diritti, ottenendo subito giustizia. Il fuggitivo fu deferito al capitolo generale di Sfru, pare dallo stesso San Bernardo, e successivamente espulso. Poiché i templari avevano preteso la sospensione della patria di Saint-Urbain ed avendo il Papa consentito, Bernardo si premura di chiedere clemenza in favore del Benedettino. E questa è la lettera che lui dirige al Papa. Uno dei militi del Tempio ha voluto farsi monaco nel nostro ordine e non sono mancati fra i nostri quelli che gli hanno dato il consenso a tale volontà. Ma non osando accogliere con i loro conventi, perché non era lecito, lo condussero di nascosto a una certa abbazia chiamata di Gogu, suggerendo e dando incarico all'abate di fargli consigliare l'abito nero di un altro ordine di monaci, sicché essi potessero poi accoglierlo e dargli l'abito nostro. È stato fatto così. La faccenda è venuta a nostra conoscenza e per mezzo mio è stata riferita al capitolo. Per decisione del capitolo quel fratello è stato estromesso. Ma i fratelli del Tempio, non contenti affatto di ciò, hanno arrecato al vescovo di Chalon una lettera di vostra santità, con cui l'abate di Sant'Urbano, che aveva consegnato l'abito al templare, era sospeso dalla liberazione della chiesa finché non si fosse presentato al vostro cospetto. Da ciò è derivato che l'abate di Gaud, dietro la mia preghiera all'altro abate aveva compiuto l'atto senza sospettare niente di male, preso d'angoscia si è indotto a mandare ai piedi della vostra misericordia il fratello l'autore della presente lettera, sì che l'abate di Sant'Urbano sia sciolto dai lacci per mezzo di quello stesso che gli è attesi. E ciò nella speranza che sia lui, sia anche noi, e anche i vostri figli, possiamo ottenere ciò dalla vostra santa paternità. Tenendo Sutri, dove si era rifugiato, alla porta di Civitavecchia, nel cui porto, pensate, erano ancorate ben 23 galeggi romese, incaricate infatti di portarlo in salvo in Francia. Accompagnato da un piccolo gruppo di persone, attraversò a cavallo le selve dei monti della Golfa, percorrendo Sutri, passando Romano, Vegliano, Civitavecchia, il Guado, Passo di Viterbo, Fiume Mignone, Tolfa e Civitavecchia. Il 29 giugno, infatti, giunto in prossimità di Civitavecchia, si fermò per riposarsi, ma soprattutto per cambiarsi d'abito e soprattutto per prendere quelle che erano le sue insegne, cioè le insegne papali. E le cronache raccontano che si fermò in una piccola chiesa di campagna mentre i suoi incaricati si recavano in città per controllare se il porto non fosse in mani nemiche. Ci sono stati due storici locali, chiamiamoli, Guglielmotti e Calisse, i quali in realtà ritenevano che la chiesa nella quale il pontefice si era rifugiato fosse la chiesa di San Liborio. Ma in realtà dalle fonti archivistiche sappiamo che la chiesa di San Liborio fu edificata dai Domenicani, quindi una chiesa datata alla fine del XVII secolo, invece in realtà si tratterebbe proprio della chiesa di San Giulio. Ma questo
lo scrivo anche nella slide, perché in realtà Innocenzo IV era accompagnato da alcuni personaggi, non soltanto da Fra Nicola da Corbio, Curbio, Carbio, cioè colui che viene considerato in tutti gli effetti l'autore della sua vita, ma anche da un certo frate Toma, che era un ospitaliere, ma anche dal suo copicolario di fiducia, ovvero il frate templare Buonvicino. Infatti ricordatevi che era stato Buonvicino che nel 1244 era stato incaricato proprio da Innocenzo IV di, mediante una ambasceria ad Acquapendente, dove si stava Federico II, di compiere un ultimo tentativo, la realtà il tentativo di conciliare, di appianare il dissidio con l'imperatore. Questo perché? Perché il pontefice si trovava stretto in una sorta di morsa dalla politica federiciana che si trovava e che aspirava all'unione dell'impero germanico con il regno Sicilia. Trattato delle motivazioni economiche della presenza di Massiglie, lo scorso anno invece un trattato della presenza di Porti, e quest'anno invece ho voluto trattare l'ultimo argomento, ovvero quello della viabilità, che sicuramente ebbe un ruolo importante nelle strategie insediative dell'ordine. Grazie. Una piccola introduzione sulla storia di Acqua Terme per avere un'idea della località. Acqua Terme, capoluogo dell'Alto Monferrato, è una cittadina di circa 20.000 abitanti in provincia di Alessandria. Il territorio in cui sorge era abitato fin dall'età del bronzo da tribù liguri, la più importante delle quali era quella degli Stazieri, che vi costruirono una città di Calistruma, di cui parla anche Marco Livio, e che venne assediata e distrutta dal console romano Marco Popilio Lenate nel 173 a.C. I romani, attirati dalla posizione e dalla presenza di fonti termali calde e fredde, fondarono nella regione una città a cui diedero il nome di Acque Stazieri, appunto in ricordo della popolazione sconfitta. Nel 109 a.C., con la costruzione della via Emilia Scaurus, che univa Vada Savazia, cioè l'attuale Vado Ligure, ad Ertona, l'attuale Tortona, e che quindi metteva in comunicazione il Mar Ligure con la pianura padana, il borgo conobbe una vera e propria fioritura. Divenne un importante centro commerciale, con una popolazione numerosa, e vi furono costruiti il teatro, l'anfiteatro, l'imponente acquedotto che ne è diventato poi simbolo, e le terme, che erano tra le più importanti del mondo romano, come sostiene. In questa pergamena si fa il nome di Fra Consalente come autore di una parte di questi statuti e si chiama, viene chiamato Mastro Consalente. Molti autori, non si sa su quale base, addirittura negano l'esistenza di questo Fra Consalente per il semplice fatto probabilmente che, non essendo veritiera l'esistenza degli statuti, automaticamente forse per loro non è veritiera nemmeno l'esistenza del personaggio. Però è troppo semplicistica una cosa di questo genere, perché già un nome particolare come Consalente, se si fa una ricerca sui documenti di epoca templare, si può capire benissimo che questa è una persona che è vissuta tranquillamente sul finire, intorno, potrebbe essere stato all'inizio del 200, e finisce e muore nella. Intorno agli anni 80 del 200. Io, nella possibilità di ricerca che si ha, perché questa è una persona che è vissuta in Provenza, in Francia, quindi bisognerebbe andare a Marsiglia, a Bologna a fare delle ricerche, nella difficoltà di ricerca, però grazie a strumenti informatici, ho trovato una enormità rapportata al personaggio che neanche doveva esistere, una enormità di documenti, ma non solo, ho trovato, sono riuscito a scoprire la genealogia, seppure con delle lacune di documentazione anche lì, e soprattutto a tracciare la figura di un personaggio che non solo è esistito, non solo è stato maestro di Provenza e di Terra, ma ha avuto un'esistenza
ai grandi vertici dell'ordine del Tempio. E adesso io vi renderò tutto quello che sono riuscito a trovare per farvi capire, spero, non perché non siete capaci voi, ma perché non so se sono in grado io a riuscire a compenetrare l'interesse che ha sviluppato in me lo studio di questa persona, perché veramente a tracciare la vita di una persona vissuta nella metà del 200 e tirar fuori veramente un personaggio che non si credeva neanche che potesse esistere, e allora penso che continuerò con questa ricerca a continuare a ricercare ancora